Ciao a tutti amici, sono tornata. Nuova settimana, nuovo video. Prima di tutto vi ringrazio per le risposte al video della settimana scorsa perché... Siete in tantissimi. E vi amo molto, questo lo sapete. Questa settimana faremo un video importante perché è arrivato il momento di creare il video dei video. Il video che racchiude tutti gli stereotipi sulle lesbiche e vi darà un'idea, amiche, di quello che a quanto pare dovete essere per definirvi realmente lesbica. Sei lesbica perché non hai ancora trovato l'uomo giusto, è solo una fase. Why? Nel senso, per quanto mi riguarda, almeno io con un uomo sono stata e non penso ci fosse semplicemente qualcosa di sbagliato in lui che mi ha fatto diventare lesbica. Semplicemente non mi piace il pene. Dunque, lo stereotipo più grande è anche il più stupido, probabilmente. E direi che da questo primo stereotipo io posso guadagnare un punto lesbica. Puoi riconoscere una lesbica dai capelli corti, le unghie tagliate e l'anello al pollice. E da qui il... Sei troppo femminile per essere lesbica, se sei il contrario. Ora, io i capelli corti li ho, le unghie tagliate le ho, mi manca l'anello al pollice, che è stereotipo che noi lesbiche per prima abbiamo inventato probabilmente negli anni 90. Molte giravano con quest'anello per farsi riconoscere. Però direi che posso guadagnare un altro punto lesbica perché rientro anche in questo stereotipo. Se preferisci i gatti ai cani, sei sicuramente lesbica. Nano, come glielo diciamo che io preferisco i cani ai gatti? Lo so. Quindi... No! In questo caso sarei etero, amici miei, un punto etero. Cosa porta una lesbica al secondo appuntamento? Il camion dei traslochi. C'è questo stereotipo secondo il quale le lesbiche tendono ad accasarsi e appiopparsi al proprio partner molto facilmente, nel senso stiamo insieme da 2 giorni, vivi da sola, va bene, inizia a portare lo spazzolino e il pigiama. È molto vero, nel senso non lo vedo come una cosa necessariamente negativa, nonostante io non sia il tipo, però essendo 2 donne si tende a vivere molto intensamente una relazione e spesso e volentieri sono anche fiamme che si spengono subito, però vai. Ogni lesbica conosce una lesbica che è stata con una lesbica la quale è ex della tua ex. Verissimo, le lesbiche in qualche modo sono tutte collegate. Guadagno anche qua un punto lesbico. 6. Le lesbiche sono lesbiche perché sono brutte. Le uniche lesbiche belle sono quelle dei film porno e non sono neanche lesbiche. Da qua parte un ragionamento tutto complesso, cioè nel senso tutte le brutte sono lesbiche, tutte le belle sono etero? No, mi sento di non rientrare in questa categoria. Un punto non lesbica. Le lesbiche che usano i sex toys lo fanno perché sentono la mancanza di un pene. No, e chi lo usa non è perché vorrebbe avere il pene. Lo si usa per sperimentare cose nuove, perché piace, perché sì, ma perché sti cazzi? Nel sesso tutto è concesso, non ci vedo assolutamente niente di male. E anche qua guadagno un punto lesbica. Le lesbiche odiano i gay. Questi sono stereotipi che sono stereotipi che sono stati creati soprattutto dalle industrie cinematografiche degli anni 80, 90. Si vedevano spesso film e telefilm in cui lesbiche e gay non andavano d'accordo assolutamente. Non è una cosa vera. Nel senso, io non ho niente contro i gay, ho tanti amici gay. No, sono seria, ho tanti amici gay e non è una cosa che non è assolutamente vera, quindi non rientro in questa categoria e guadagno un punto, non lesbica. Le lesbiche vogliono solo convertire le ragazze etero.
Bisogna anche e soprattutto parlare alle ragazze etero che mi seguono. Dovete pensare, a voi piacciono tutti i ragazzi che incontrate durante una giornata tipo? Non credo. In automatico alle lesbiche non piacciono tutte le ragazze che si trovano davanti, quindi no, non è contagioso, non è vero che vogliamo convertire il mondo. E qua cosa faccio? Guadagno un punto lesbica o no? Direi sì. Le lesbiche sono lesbiche perché hanno subito dei traumi durante l'infanzia. La mia infanzia è andata benissimo. Nessun tipo di trauma, è stata un'infanzia meravigliosa, dunque non rientro nella categoria un punto non lesbica. Il sesso tra lesbiche non è vero sesso perché sono solo preliminari. Io non lo so, non lo so, dovrei effettivamente fare un video in cui spiego effettivamente che cosa succede durante un rapporto sessuale tra due donne, ma non sono solo preliminari, amici. Mi rendo conto che sia difficile immaginare senza per voi intendo, senza un pene, ma non è assolutamente così. Tutte le lesbiche devono per forza essere brave in qualche sport. Non necessariamente, è molto vero che comunque spesso e volentieri si sentono di lesbiche che giocano a calcio, che giocano a rugby, che sono personal trainer, che allenano, ma perché il mondo dello sport è un bel mondo, non semplicemente perché si è lesbiche, però in questo caso rientro nella categoria, quindi punto lesbica. Se sei troppo femminile non sei lesbica, sei solo curiosa, perché nella mentalità soprattutto dei ragazzi la lesbica deve essere tipo me, cioè io incarno i canoni di una lesbica tipo. Le ragazze troppo femminili non possono rientrare in questa categoria. Perché le ragazze belle dovrebbero rinunciare a qualcosa come il pene? Viene vista in questo modo e non è una cosa assolutamente vera. Tutte le lesbiche hanno indossato almeno una volta una camicia a quadri. Non so amici, dobbiamo anche stare attenti al messaggio che facciamo passare, voglio dire, non è vero che tutte le lesbiche hanno però... È verissimo, quasi tutte, l'abbiamo avuto quasi tutte, quindi qua rientro nella categoria punto lesbica. Questi sono gli stereotipi più in voga, più famosi, quelli che ogni lesbica si sente ripetere almeno una volta nella vita. Voglio sapere se anche voi rientrate nella categoria lesbica o se da un momento all'altro avete scoperto che non lo siete assolutamente. Ci vediamo presto amici, alla prossima!